Buongiorno, buon sabato, cari amici e care amiche. Oggi siamo insieme per un, aspettate che lo leggo, Get Ready With Me, il mio primo mi preparo con voi. Non so se questo video andrà in onda perché devo vedere com'è alla fine, se è accettabile quantomeno, ma avevo voglia di fare questo video, di mettermi alla prova. E quindi mi preparo con voi in maniera casalinga, spontanea, giochiamo insieme, ci divertiamo. Allora, se vi aspettate da questo video di imparare a truccarvi, nine, io non sono capace, gioco, paciugo. Vi segnalo però delle amiche che io seguo attentamente e che sono strepitose. E quindi, se volete dei video professionali, non rivolgetevi alla Eli, ma rivolgetevi a Giulia Cova, che secondo me è la number one. Le sorelle Martinos, che sono bravissime e oltretutto vi invogliano in una maniera pazzesca ad andare a cercare nuove palette e altro. Michela Di Maio, che è di un'eleganza e di una bellezza e di una bravura al di sopra di qualsiasi possibilità. Matilde Baldi, che ho appena conosciuto, ma che trovo bravissima, strepitosa, molto 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 professionale. Vabbè, Elisabetta R, lo sapete, io la amo, la adoro, per me è tutto su YouTube, per i consigli della casa, per i consigli della spesa, per come si trucca. Questa palettina l'ho comprata proprio grazie a lei, per me è bravissima. E Moira di Makeup Idea, che è molto brava, molto professionale ed oltretutto e fa questo per lavoro. Quindi, se volete rivolgervi a delle professioniste, vi lascerò qua sotto i loro link. Qui oggi siamo in totale casalinghitudine. Ho già fatto skincare, provo con voi perché non so bene. Allora, io non vedo la telecamera perché ho gli occhiali, quindi ogni tanto metterò gli occhiali. Vediamo un po' come funziona, ragazzi. Se fa schifo, elimino tutto. È finita la storia. Siamo qua solo per divertirci, per passare qualche minuto insieme, che sarà più di un minuto, perché ovviamente se lo faccio la mattina che sono da sola sono veloce, se lo faccio chiacchierando ci mettiamo un po' di più, ma ci proviamo, io ci provo. Vediamo un po' che prodotti utilizziamo. Ah, vi avviso che non ho dei prodotti, che non ho dei pennelli puliti, perché io li pulisco una volta alla settimana e non è ancora arrivato il momento di pulirli, quindi vedrete dei pennelli sporchi. Ma va bene così, nel senso che li ho puliti un attimino perché li pulisco sempre tutti i giorni su una spugnetta, ma non sono intonsi e va bene così, io non li pulisco sempre come penso anche tanti di voi, insomma. Qui sono nella mia situazione di rossore perenne perché ormai ci siamo capiti, ci sarà anche un momento che magari esploderò di rossore, ma questo è e io devo fare i conti con la mia età. Allora, ho già fatto skincare, come vi dicevo, ho già messo il prime sugli occhi perché lo metto sempre una decina di minuti prima e poi lo faccio asciugare. Non l'ho portato, ma fa niente, è un prime di Collistar che devo assolutamente finire perché il PAO è scaduto da un sacco di tempo, ma funziona, non mi dà problemi e quindi va bene. Come base uso Hydro Hero di Essence, che è una base molto leggera, molto chiara, con un SPF 15, anche se io ho già applicato il 50, e vediamo un po'. Allora, ho uno specchio alla mia destra, che è quello che ho comprato da Tiger, che non so se userò, ma quantomeno. Ok, quindi io mi guarderò un po' di lì, un po' di qua. Oggi veramente un trucco leggerissimo perché è sabato, sono in casa, ma da un po' di tempo mi piace truccarmi anche se sono in casa per sentirmi a posto con me stessa. Ci sono stati anni in cui non mi sono più truccata, soprattutto quando avevo i bambini piccoli, e quindi metto ancora un goccettino. Adesso che l'età adulta è arrivata e io ho più tempo da dedicare a me stessa, mi sembra giusto.
di aver spalmato bene tutto. Ok, voi mi vedrete sempre un po' più rossa, ma perché sono nella camera hobby e il sole qui spara a bomba. Ho chiuso anche le persiane e ho acceso la ring light, ma vabbè, giù da basso invece è troppo buio e non faccio in tempo poi a finire di truccarmi. Come correttore uso quello di Clio Makeup, che mi piace tantissimo e al momento è uno dei migliori che sto utilizzando. E qui adesso, siccome utilizzo lo specchiettino che mi ha regalato la luce, che ha l'ingrandimento, vediamo se riesco, e ne metto poco poco perché è veramente, si tira, ne metto un po' sul naso perché il naso ce l'ho rosso, e lo metto qua sulle, e un pochettino qua. Adesso vedrete che si stende veramente bene. Vi ricordo che ci stiamo solo divertendo, o almeno io mi sto divertendo. Pennelluccio, dov'è che ho preso, dov'è che ho messo, aspettate che... anzi, mi tiro anche fuori e non sono preparata, ragazzi, è la prima volta che lo faccio quel lavoro qua. Tiriamo fuori tutti i pennelli. Avevo preso il pennello, che questo è pulito, io sì, questo dice Conciliar Brush, potrebbe essere, quindi me lo stendo. Questo correttore ha una resa pazzesca per me. Io, è un trucco davvero molto molto naturale, eh? Le mie discromie, comunque la mia Cooper Rose, si vedono e vabbè, non posso farci niente. Non uso Photoshop, però mi sembra di vedere che già così il rossore è andato un po' via. Ok, magari mi metto così, boh, non lo so, vediamo dopo come viene sta roba. Ne aggiungo ancora un cicinino, ma proprio un cicinino, dove vediamo qua, e poi lo respalmo. Voi dovete sapere che io ho fatto il liceo artistico 30 anni fa e non c'era l'indirizzo, cioè tutti gli indirizzi che ci sono adesso, che sono meravigliosi e che io vorrei tornare indietro per rifare. Qua mi sono anche data, ok, c'era soltanto l'indirizzo figurativo e quindi quello ho fatto. E quando mi trucco, ritorno l'alunna del liceo artistico, mi sembra di avere in mano i miei pennelli, quindi non avrò sicuramente un modo molto make up artist, ma molto pittrice. In più io sono ambidestra e quindi quando mi trucco devo sempre cambiare dalla destra alla sinistra il pennello, perché non sono assolutamente capace. Ok, e così mi piace, penso almeno, perché non vedo niente. Allora, sto usando questa cipria opacizzante, molto molto eterea, leggerissima, mi piace tantissimo, No Sebum Mineral Powder, che avevo comprato su Yes Style e la uso per così opacizzare perché il viso, perché la mia pelle mi sta grassa e dopo tre orette che ho il trucco. Ok, mi sto truccando nella camera hobby perché io non ho una beauty table, come si dice, e non ho neanche una pitinuse. Vi ricordate questo termine? Mia mamma lo usava sempre perché aveva questo piccolo tavolino con lo specchiettino. Lei non si truccava, però una volta negli arredamenti delle sposine anni 70 c'era, anche se una non si truccavano, e quindi mia mamma diceva vai a prendere la spazzola sulla pitinuse, e quindi la pitinuse poi è diventata la beauty table. Io non ho né l'una e né l'altra e quindi mi
sto truccando qua nella camera hobby, perché giù c'è Mattia, in bagno non riesco. Perfetto. Ora passiamo a definire un po'. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Eccolo qua. Allora, io ho questo duo di Kiko. Questo lo uso per dare un po' di colore qui, dare un po' di profondità, un po' di tridimensionalità. Ok, quindi me lo metto un po' qua. Ecco, qui sono in modalità pittrice, perché quando facevo appunto i ritratti della modella che avevamo al liceo, per far sembrare diciamo, un po' più affilato il profilo, così, quindi io andavo giù di brutto così, ok? Track. E poi track. E mi ricordo che la mia professoressa diceva che bisognava dare, vedete? Vi farò ridere, pazienza. E poi ne metto un pelo sul naso, anche se io non sono capace di fare quella cosa bella che fa sembrare i nasi belli magrolini. Ok, non tanta roba. E adesso lo sfumiamo. Lo sfumiamo con questo pennellino che mi piace un botto, perché è bello rigido. Quindi porto... Vi ricordo che io non vedo niente. Per fortuna che qua ho l'ingrandimento. Poi vi lascerò nell'info box, se vi interessano, tutti i link dei prodotti che ho utilizzato. Allora, mi guardo nello specchio grande. Penso che possa andare bene. Ho sfumato, adesso metto gli occhiali per controllare, ragazzi, perché che vedi ne got. Ok. Allora, io non ambisco ad avere un viso sottile, perché non ce l'ho, sono bella cicciottella. E quindi adesso mettiamo gli occhiali e vediamo se abbiamo fatto una schifesa. No, va bene, più o meno. Ok. Potrei usare un pochino di più. Proprio qua. E qua. E la mia pelle poi non è una pelle diafana, in più con gli arrossamenti io arrivo dopo 2-3 ore che sono abbronzatissima sotto i raggi del sole. Abbronzatissima sotto i raggi del sole. Mi piace anche cantare, lo sapete? Ho sempre cantato, non a livello professionale, ma andavo a cantare in chiesa, nei cori parrocchiali, e lo faccio ancora, mi piace un sacco. E quando sono a casa da sola, canto, e anche in macchina canto. Boh, mi guardo, boh. Sembra che vada bene, sono bella colorata, però il mio tono di pelle è così, quindi va bene. Poi, io faccio alla mia maniera, e non so se c'è un prima, un dopo, e calcalè. Uso, vi ho detto il nome di questo prodotto, si chiama, vediamo, che non vedo niente, né? A Holiday Fable mamma mia, Radiant Duo Blush e Highlighter. Dall'altra parte c'è il blush, che in questo momento però non uso, e di qua c'è, diciamo, il tono più marrone che ho usato per fare un po' di contouring. Ebbene, adesso uso come blush questo, che è un blush di Essence che avevo trovato quest'estate, che ha anche un po' di come si chiama? Oh mamma mia, veniva bene. Non brillantante, che ha un po' di, non me lo ricordo. Comunque, questo è il pennello che uso. Mi piacciono tantissimi questi pennelli di, anche qua non mi ricordo, ma pazienza. Quindi ne metto poco, perché questo colora un botto. Poi divento sempre contadinella alle 4 del pomeriggio.
Questo generalmente è il trucco che faccio per andare in ufficio alla mattina. Poi se è, per esempio, troppo sfacciato, lo sfumo un attimo con questo pennellino. Va bene. Veniamo a noi. La Eli aveva detto di non lasciarsi scappare questa palettina e io ovviamente l'ho ascoltata. Mi piace tantissimo. Qui se no specchia tutto. È una palette con dei colori che sono molto nelle mie corde, molto naturali, molto leggeri, ecco. E questa l'ho utilizzata per esempio tutta questa settimana. L'ho messa anche sui social, anche se io non sono molto social su queste cose. E quindi iniziamo. Uso lo specchiettino, uso questo pennello. Io uso i pennelli per come mi trovo e non per quello che servono. Quindi diciamo che qua vado a tutta palpebra per dare un fondo. Farò ridere, ragazzi. Ok, si vede subito la sfumatura di questo colore che si chiama, e non lo vedo. Adesso ve lo dico. Allora. Sì, non lo vedo neanche così. Mamma mia. Vabbè, ve lo metto sotto quello che ho usato, perché io questo non lo vedo. Muovet. Gli altri li vedo, questo non lo vedo. Va bene. Ritorniamo a noi. Poi vi lascio tutto. Comunque è il primo colore. Questo. Proprio molto molto neutrale. Ritorniamo. Ok. E vado di qua perché non sono capace di farlo con l'altra mano. Io sono ambidestra, come vi ho detto, perché la mia nonna Ernestina, quando io ho cominciato a scrivere con la mano sinistra, mi ha obbligato a imparare a scrivere con la mano destra, perché la mano sinistra è la mano del diavolo. Spero che mi sentiate, oltretutto, perché parlo a bassa voce, sono molto concentrata in questo lavoro. Ok, la base l'abbiamo fatta. Adesso il sole si è spostato, sono diventata più grigia, ma va bene così. Ora utilizzo questo, che è un color nocciola. Ma dai, ma che colore, che palle. Va bene. E cerco di fare una leggera sfumatura. Da metà palpebra. Le tecniche io non le so, ragazzi. Vado come una pittrice. Ok, mi piace. Almeno mi piace quello che vedo da qua. Ci sono, la sfumatura si comincia a notare, non so se voi la vedete perché qui è cambiato tutto il colore. E faccio la stessa cosa dall'altra parte. Con la sinistra io riesco meglio, non so come mai, è proprio nel mio DNA essere mancina, però mi hanno corretto e quindi... Ancora un po'. Riesco a fare anche una parvenza di sfumatura. Però mi sembra quasi uguale, poi probabilmente di lì. Ok. Sembra più scuro da questa parte. Però non è che vedo molto bene. Poi dopo comunque qualche imperfezione con gli occhiali svanisce. Illuminante, si chiama illuminante l'altra. Dopo lo mettiamo alla fine. Ok. A questo punto utilizzo questo colore che è un color grigio con dentro qualche tonalità di azzurro. Qua lo vedete un po' più scuro e cerco. Prima di questo, sì, vabbè, facciamo questo, lo faccio dopo. Allora, adesso voglio dare un po' di luce con questo color
Ve lo faccio vedere sulla mano se si riesce a vedere bene. Vedete che carino che è? Spero che si veda. Dopo non so se si riesco a correggere il tono che è diventato veramente osceno di questo video, ma fa niente. Quindi do un po' di luce sulla palpebra e dopo faccio. Molto molto leggero, perché io sono in un ufficio, quindi però già così si vede. E vado dall'altra parte, anche perché se questo è decente, io con il Black Friday ho approfittato e ho comprato un po' di trucchi di Kiko della collezione casalinga, il casa. Ma sono proprio scema della collezione Christmas e ho comprato Pupa. Io non so se avete visto la nuova collezione di Natale, fantasmagorica, tutta fatta sui dolcetti. Le cialde, sono andata a sentirle da Chicotà, hanno dei profumi di biscotti e di torte. Poi li ho comprati online perché c'era lo sconto del 30%, proprio grazie al Black Friday e grazie agli sconti di Natale. Allora, io non so se così vedete, mi sembra che devo dare una luce un po' più calda, perché così è davvero molto molto fredda. Adesso vedo se andare ad aprire o no le finestre. Concludiamo e poi vediamo cosa riusciamo a fare. E vado, come vi dicevo prima, con questo colore, un grigio azzurro, a dare una piccola definizione che non sono capace di fare, come se fosse un eyeliner. Vediamo. Anche perché le mie palpebre sono palpebre da signora anziana e quindi piene di rughette, si fa una fatica. Sì. Vedi qua mi viene molto meglio, porca ciabatta. Per l'eyeliner vero e proprio nelle prossime puntate, ragazzi, perché mi devo allenare. La mia mano non è più così ferma. Poi ho sempre la palpebra cadente. E niente, questo è il mio trucco occhi. J'aime fini, come si dice da noi in dialetto. A questo punto, sopracciglia. Per le sopracciglia sto utilizzando praticamente da 2 anni perché non finiscono più. Sono 3 matite che ho comprato grazie al consiglio di Giulia Cova all'inizio del mio cammino nell'imparare a truccarmi. Di Physician Formula, io le trovo buonissime. Sono 3 colori: una è un po' più scura, l'altra chiara è già quasi finita. Adesso sto utilizzando questa. Quella scura non la utilizzo quasi mai perché è troppo scura, però era a un prezzo veramente molto abbordabile. Era in un tris da 3 e quindi. Allora ci pettiniamo leggermente le sopracciglia. Ok. Perfetto, ritocchiamo leggermente. Io ho delle sopracciglia abbastanza folte che mi sistemo io con un aggeggino che mi ha regalato la mia collega Lella, un rasoio elettrico piccolino per sopracciglia che trovo che sia una bomba. Ecco, cioè do proprio solo qualche ritocchino e poi scendo, ma davvero poco, molto naturale, eh. Rifaccio la stessa cosa dall'altra parte, anche perché veramente poi portando gli occhiali, insomma, svanisce un po' tutto, che io le lenti a contatto non le riesco più a portare perché
non ci vedo più bene né da vicino né da lontano né in mezzo, quindi ho un occhiale trifocale. Per fortuna non ci sono più le righe in mezzo, ma li hanno modernizzati, però insomma, quando uno non ci vede, non ci vede. Come mascara vi faccio vedere il rossettino, l'ho portato, sì, vi faccio vedere questo che ho scoperto, cioè che ho scoperto, che ho acquistato in un kit l'ultima volta che ho fatto l'ordine da Yves Rocher, Intense Metamorphose, e lo trovo meraviglioso. Questo è una taglia da viaggio, ma quando l'avrò finito, a parte che l'ho appena iniziato, mi piace un sacco lo scovolino, vediamo se riesco a farvelo vedere bene, così, ok, e andiamo. Ecco, ha spolverato un po' il colore azzurrino, adesso lo togliamo, magari voi da lì non vedete, ma io vedo anche senza occhiali. Ok, devo pensare a non aprire la bocca, perché quando io metto il rimmel, sono rimasta agli anni 70, quando metto il mascara apro sempre la bocca, non so perché, mi viene istintivo. Adesso lascio asciugare un attimo, intanto tolgo un po' di colore che ha spolverato qua sotto, e quindi vediamo se riusciamo. No, mi sa di no. Così, ok, un po' meglio, e anche di qua ripassiamo il pennello che è sporco di correttore, così. Queste sono tutte le mie tecniche, né, ragazzi, inventate da me, cioè, che giusto o sbagliato non lo so. E poi, siccome c'ho sempre la palpebra cadente, vado a tirare un po' su qua. Ok, ripasso un attimino il rimmel, il mascara. Beh, la parola rimmel è bella, ci riporta indietro nel tempo. Ok, ultimo passaggio. Molto bene, questo è quello che faccio tutte le mattine. Ora, sempre di Yves Rocher, questo lipstick che mi piace un casino, un gloss Rouge Elixir, è molto molto naturale, quasi impercettibile, ma mi piace, si fa alla svelta a stendere, e oltretutto io che ho le labbra segnate da tutte gli herpes che ho avuto in età adolescenziale, che mi hanno lasciato tantissime cicatrici, non devo mettere la matita, perché si vede veramente da un tocco di lucentezza e buon. Perfetto. Ora interrompo, che così vedo se riesco a aprire e dare una luce un po' più calda, perché così è veramente fredda. Sciolgo le trecce ai cavalli, sciolgo i capelli, mi sistemo 2 secondi e poi vi faccio vedere il profumo che indosserò oggi, perché non si esce senza profumo. E poi abbiamo finito questa prima prova di Get Ready With Me. Mi preparo con voi e intanto chiacchiero.